Con noi Giovanni Pentangelo, componente settore tecnico, ex assistente di Serie A, è impegnato a Sala Consilina a tenere una lezione nelle consuete riunioni tecniche che avvengono con tutti gli arbitri. Ecco, in cosa consistono queste lezioni periodiche per gli arbitri locali? Stasera vedremo delle azioni di gioco, i cosiddetti videotest, in cui gli arbitri della sezione daranno subito la loro interpretazione tecnica e disciplinare dell'episodio, proprio come se stessero sul campo. È un po' la nuova sistematica per i quiz degli associati. Lì dove un tempo i quiz venivano somministrati con delle domande multiple, oggi invece si tende a simulare quello che accade sul terreno di gioco, quindi c'è un'azione, c'è un video e di lì gli associati dovranno determinare il provvedimento tecnico di calcio di punizione diretto, indiretto o nulla e il provvedimento disciplinare di espulsione, ammonizione o nulla, il tutto rapidamente proprio come se stessero sul terreno di gioco. Ecco, questi ovviamente corsi di aggiornamenti, chiamiamoli così, sono importanti per la crescita di tanti giovani arbitri, come nel caso specifico della sezione AIA di Sala Consilina. Assolutamente, l'organismo di cui faccio parte, che è il settore tecnico nazionale, lavora proprio su questo aspetto di uniformare le disposizioni tecniche dalla Serie A ai livelli periferici. Un tempo erano in ogni categoria, sembrava che ci fossero delle disposizioni diverse, oggi il settore tecnico lavora per uniformare le disposizioni dalla Serie A ai livelli periferici, chiaramente con dei distinguo, perché in Serie A esiste il VAR, l'AVAR e altri ausili, in B auricolare, bandierine elettroniche ed altre cose. A livello periferico gli arbitri non si possono avvalere di questi ausili, ma comunque devono applicare il regolamento come in Serie A e in Serie B. Ecco, il livello che lei ha trovato in generale in questi incontri periodici che tiene, qual è? Il livello è elevato, tenendo conto che ci interfacciamo quando andiamo nelle sezioni con giovani arbitri, con arbitri che sono arbitri appunto da 1-2 anni. Possiamo dire che il livello è elevato anche tenendo conto delle risposte esatte che gli associati forniscono. Ecco, lei che è stato a livello nazionale, e che consiglio dà ai giovani arbitri per arrivare ai vertici del mondo arbitrale? Sacrificio, passione e tanto allenamento. Queste sono sicuramente le tre cose su cui un giovane arbitro deve puntare. Grazie.